Si avvicina il secondo anniversario della tragica morte di Anna Rosa Tarantino. Mentre la città si prepara a celebrarlo con una manifestazione annunciata dal sindaco per il 30 dicembre, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno manifestato questa mattina sfilando per le vie del centro storico, contro le mafie e contro l'illegalità. Bisogna parlare, non bisogna rimanere in silenzio, perché chi rimane in silenzio e uccide, il silenzio uccide, ma anche adesso è mafia, perché il silenzio è mafia, non bisogna rimanere in silenzio, bisogna parlare, denunciare e con i mezzi giusti bisogna poi arrivare ad una conclusione, anche essa giusta. Un modo per non abbassare la guardia di fronte al pericolo della criminalità. Noi come scuola abbiamo partecipato perché ci teniamo moltissimo a che i ragazzi comprendano le dinamiche che muovono le fila di questo paese. Cerchiamo davvero di instillare loro il seme della legalità, del rispetto, della necessità di essere persone migliori oggi, e speriamo di esserci riusciti. Il nostro obiettivo e il nostro auspicio è che nelle scuole si parli di mafia, che si aumenti la consapevolezza di vivere in un mezzogiorno che ha tra i suoi poteri forti ancora le organizzazioni criminali. Abbiamo chiesto ai ragazzi di preparare uno striscione per classe che rievochi le frasi degli eroi dell'antimafia sociale che sono morti per contrastare le organizzazioni mafiose e che il comune di Bitonto onorerà il 30 dicembre, il giorno della commemorazione della perdita di una vita così importante, quella di Anna Rosa Tarantino, su via Robustina. Qui su questa strada verrà illuminata dalle frasi degli eroi dell'antimafia sociale, e tra i primi 10 ci piace ricordare due pugliesi, Renata Fonte e Francesco Marconi.